video di oggi è ispirato da alcuni gruppi Facebook che seguo come mamma, classici gruppi di mamme che ci sono dove ci si confronta, si chiede consiglio, tu come fai per, ma come devo fare per, eccetera, no? Questo perché in questo periodo, il periodo invernale, insomma, tendenzialmente i bambini si ammalano più di frequente. Quindi ci sono delle mamme che chiedono consigli, non so, su come riuscite a dare le medicine ai bambini, come riuscite a fare questa cosa. E quello che ovviamente ho letto più di frequente in questo periodo è come si fa a pulire il nasino dei bambini. Allora, premesso che ci sono tantissimi modi per pulire il naso dei bambini, che poi sono bene o male gli stessi, cambia solo il prodotto che si utilizza. C'è l'aspiratore da bocca con i ricambi usa e getta, c'è l'aspiratore elettrico che ha un costo decisamente più alto, io ne ho uno che effettivamente costicchia, tante mamme mi hanno detto come ti trovi? Mi trovo bene, però c'è chi non vuole o chi non può spendere più di 100 euro per un aspiratore nasale. E recentemente ho letto su uno di questi gruppi una mamma che parlava dell'aspiratore nasale da utilizzare con l'aspirapolvere, allorché mi ricordo che c'erano un sacco di commenti, no? Un sacco di domande, di curiosità, eccetera, eccetera. Domande tra l'altro mi ero posta anch'io, di cui la prima in assoluto è: ma scusa, ma se io attacco l'aspiratore nasale all'aspirapolvere non gli risucchio anche lo stomaco al bambino? Penso, domanda più che lecita. Quindi, incuriosita da questa cosa, l'ho voluto provare anch'io. Io ho provato il Benny, che è il prodotto con questa scatola bianca e azzurra qui. È semplicissimo in realtà, cioè sembra una roba chissà che macchinosa si deve rivelare, invece no, è di una semplicità immensa, perché è composto semplicemente da l'aspiratore da mettere nel naso, il tubo e l'adattatore per l'aspirapolvere. L'adattatore per l'aspirapolvere lo si infila, lo si incastra nel tubo dell'aspirapolvere, si accende l'aspirapolvere e non si fa nient'altro che andare ad infilare l'adattatore adatto all'età, perché ce ne sono due nella scatola del Benny, uno per i nasini un po' più grandi, per i bambini un po' più cresciutelli, e uno per i neonati che ha una punta un pochino più sottile. Si accende l'aspirapolvere, si aspira e ciao, è fatto tutto. Il dubbio del fatto che questo prodotto utilizzi la stessa potenza di aspirazione dell'aspirapolvere assolutamente non sussiste, perché è creato in modo tale da non aspirare a più di 0,2 bar, che addirittura è inferiore alla potenza che utilizza una persona per bocca quando utilizza appunto gli aspiratori di quelli usa e getta che si comprano in farmacia piuttosto che in sanitaria. Ed è fighissimo perché costa poco. Costa veramente quanto un aspiratore da bocca di quelli con i ricambi usa e getta. Ha le stesse funzionalità di un aspiratore nasale elettrico, però costa 20 euro e non ha bisogno di ricambi, perché in realtà questo qua lo si può lavare tranquillamente sia a mano che in lavastoviglie. Tra l'altro, per la parte che si va ad inserire nel naso, che potrebbe rimanere un po' più sporca, nella confezione del Benny si trova anche lo scovolino, quindi si lava. Io dopo che li ho lavati li metto nello sterilizzatore dei biberon, e quindi anche alla domanda ma scusa ma è igienico? Sì, è igienico in realtà, perché tu una volta che hai finito di utilizzarlo lo lavi, lo asciughi, lo metti nello sterilizzatore e ti torna esattamente come nuovo, quindi non c'è da ricomprare ogni volta le ricariche, non devi spendere un sacco di soldi per poterlo acquistare ed è veramente comodo. Funziona benissimo, poi è ovvio, ci sono tipi e tipi di muco, se è una soluzione, se è un muco un po' più denso, come quando proprio c'è il raffreddore, bisogna prima fare, è consigliato fare sempre il lavaggio con della soluzione ipertonica piuttosto che con la, ora mi sfugge, le pipette di soluzione salina o piuttosto che di acqua fisiologica, ecco, non mi venivano. Se no funziona, se il muco è abbastanza fluido, funziona tranquillamente anche senza il lavaggio. È veramente veramente comodo. Tra l'altro, la confezione con solo l'aspiratore, dove si trova dentro l'aspiratore, l'adattatore per l'aspirapolvere, i due beccucci e lo scovolino costa 20 euro. E c'è la possibilità anche di acquistarlo insieme all'adattatore per la folletto, che io non ho, però ve lo faccio vedere. È un adattatore proprio che si incastra nel tubo della folletto. Qui nell'info box qui sotto vi lascio il link
dove potete acquistare il solo kit per l'aspirapolvere normale, il kit comprensivo di anche l'adattatore per la folletto, e vi lascio anche sotto il link al post dove vi parlo della mia esperienza con Enea, che è il più piccolino, sa 5 mesi, quindi comunque vi posso garantire che funziona bene e lui non fa neanche storie. Però c'è da dire una cosa, io l'ho abituato fin da subito alla pulizia del nasino, cosa che non avevo fatto con i primi due, e con i primi due mi ero trovato male. Vi lascio anche sotto il link al sito di Ben Italia. E niente, io mi auguro che questa soluzione vi sia piaciuta, più che altro a livello anche economico, perché appunto, come dicevo, si riesce ad avere il massimo risultato con il minimo sforzo economico soprattutto. E cioè, chi è che non ha un aspirapolvere a casa oggi? Se non ce l'avete, pazienza, però nel senso, sarà una mamma su un milione. Quindi io mi auguro che vi sia piaciuto, spero che possa essere interessante per voi tutto questo, quindi ci vediamo al prossimo video, saluti Cesare. Ciao! E ci vediamo la prossima volta! Ciao ciao!